Ciao, come ti chiami? Leonardo da Vinci. Mona Lisa. Soprannome? Leo. Mona. Anzi, Gran Toco de Mona. Quanti anni hai? 500 anni, più o Ma che meno. te frega razza di impertinente? Non si chiede l'età a un quadro. Professione? Artista, architetto, scienziato. Praticamente genio! Ma fatì, modella e anche abbastanza famosa, Tre direi. aggettivi per definirti. Genialità, creatività, bellezza! Sì, ciao, fantasia, portami via. È Il tuo punto debole. proprio lei, Monna Lisa! Oh, caro da Dio! Peccato che alla fine me la sai piantata in Francia, Se Varimengo. vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? Una macchina del tempo! Anzi, lo farei! Ah, me comprerei il Louvre? Al manco butteria fuori anche i quattro quadri che dice quella che non sopporto, cioè Adama col bisato, là in mano, con l'ermelino. Ma qua è ormelino che asina nutria albina, sì. Come ti vesti di solito? Amo i vestiti comodi! Una tonaca e via! Ma sei tu insieme mio? Ha 500 anni che sono vestita così, che i miei vestiti che ha fatto in tempo a passare di moda e tornare al manco 100 volte. Guarda te. Cosa ti dicono più spesso? Sei un genio! Ah, che ho un sorriso enigmatico. Sì, ma che giorno che Leonardo che ha fatto il quadro, e mi aveva appena cavato il dente del giudizio, avevo su all'anestesia che avevo tutta la bocca in formico e altro che sorriso enigmatico. Ma guarda Tito. La parolaccia che dici più spesso. Marimma! Il giorno più bello della tua vita? Quando incominciai a dipingere? Col gaffinio del E pitturaro. quello più brutto? Quando andai via dall'Italia. Ah, aspetta, aspetta, sì. Che a volta che me la portai a mangiare fuori in Francia, sai che l'hai fatto tutti che i pastrocci, che i salse, e che messo anche a baciata. Guarda qua sotto, olio su tela. Una cosa che ti rende felice? Vedere le mie tele nascere dal nulla. Scorresar. La prima cosa che fai al mattino? Leggo dei versi di grandi filosofi. Ecco appunto, è là che aspetto e spero, languida. L'ultima cosa che fai alla Mi sera? addormento pensando all'immensità della scienza. E se questo è il problema, e non sembrate mai un ciodo? Cosa cambieresti del tuo corpo? Nulla, mi piaccio come sono. Oh mamma mia, apri di gelo. Che se me l'avesse fatto un fianti meglio, tipo con una quarta le tette, altro che Louvre, a sta ora sarei a Hollywood. Una Teodio, persona che stimi. mi, Teodio. Il mio nonno Antonio da Vinci, e mi ha insegnato tante cose, ma proprio tante, Ma anche a tua nonna, la famosa Gratta e Vinci, che tanti hanno apprezzato finché tuo nonno ti insegnava tante cose. Le tre cose che guardi in un uomo o in una donna. Gli occhi, le mani, l'intelletto. Gli occhi, e ma, e il cuoio, e il resto viene da sé. Hai mai avuto esperienze sessuali? Ma che domande! Eh sì, certo! E ora, considerando tutte le difficoltà di essere un quadro, sì, anche a massa. Tipo col quadro quello di Munch. Sì, quello là. Non si chiamava l'urlo all'inizio. Sono mica ho fatto urlare, che ha cambiato nome dopo? Ti giuro, sa. Una persona che ti attrae fisicamente. La scienza! Conte, mica uno mi dice sempre di no, mi va a me eccita ciò. Hai mai tradito? Mai! Semper fidelis! Alla scienza, ovviamente! Oh, signore, ho perso il conto! Sei mai stato innamorato o Sì, innamorata? certo! Alla scienza! Leo, a te che hai rotto i marroni con sta scienza, dai! Fastidioso. Cosa ti fa innamorare di una persona? L'intelletto fine! A carta de credito.
Un sogno ricorrente. Inventare la macchina del tempo. La lavatrice che mi si rompe di domenica. E vien Manderas per aggiustarla e mio pago in natura. Ti depili? Oh mio Dio, no! Amo le cose naturali! Guarda, ago a foresta nera, che se non vedi sti estetiste, ha diventato un quadro surrealista. Hai piercing? No! Per Giove! No! Sì, sul capezzolo sinistro, una bella zona. Hai tatuaggi? No! All'epoca non si facevano! Non si facevano proprio, Sì, e no! Ego un tribale sulla schiena, un cuore che si imbrassa con un sole sul braccio, e vuoi farmene un altro tipo un teschio con le rose su una puerta. Un errore che ti riconosci. Averci messo una vita per fare il quadro della Mona Lisa. Non aver fatto mai l'amore con un quadro di Picasso. Mica il nome ha e mi intriga ciò. Hai mai rubato? Purtroppo sì. Qualche cadavere per motivi di studio. Qualcuno però, non troppi, qualcuno. Mi no, ma il mega rubami sì che a volta al Louvre... Che emozione, vuoi riportarmi a casa? Ultimo libro letto. Un trattato di Aristotele. 50 sfumature di rosso, che vorrianga su sto quadro, che è così scuro che mi pare di essere a Boara Pisani d'inverno. Mai fatta una canna? Non so cosa sia, mai sentita. Anche a Massa, a Parigi tutte le sere. Mai ubriacato? No! Non riesco a creare dopo, non riesco a creare! Ma se te è sempre a bossa de carne, vi sia i penei! E che piace anche il prosecco, Che animale vorresti essere? Un topolino, che è molto intelligente! Avoria essere un ermelino, ma mossega che la teta che ha dama, che va raggiuro, che non ha sopporto, non ha sopporto, mi fa niente sui nervi, Meglio grassi o magri? Meglio star bene con se stessi! Si sta meglio! Queste domande? Che ho buttato su anch'io settimana passata che fra un poco divento un quadro del Botero. In vacanza dove e con in chi? In giro per il bel paese con i miei quadri, tutti i miei quadri. Distante da you e dai suoi quadri. Poseresti mai nuda o nudo per una rivista? No, proprio no! E chi ti dice che no cosa fate? Se potessi far scomparire qualcuno con uno schiocco delle dita. Chi faresti scomparire? Tutti i dittatori! Tutti! Adama con l'ermelino e a me urta il sistema nervoso, va. Solo appunto se penso mi viene sul nervoso. Convivenza o matrimonio? Non mi sposerò mai! Mai non mi sposerò! Mai! Per carità! Ma che tu presente cosa che vuol dire aver suo mare di Leonardo come suocera? Gli uomini e le donne, quanto sono diversi? Diversi, ma speciali! Ma, fatti... Asi come i due spine della corrente, maschio e femmina. Il tuo sogno erotico più hard. Un esperimento con tanti altri scienziati intelligentissimi, una cosa pazzesca, tutti insieme. Farlo con tre quadri. Signore! Cosa ti rifaresti dal chirurgo plastico? Nulla! A bocca! Guarda che bocca che mi ha fatto! Come ti immagini fra 20 anni? Così come sono! Ormai sono eterno! Ma spero che qualcuno mi ritocca un fiantin, sinceramente, che sarei anche ora. Magari sfondo, non so, disegnare una bella piscinetta a quadrillo, così mi rilascio un fiantin anche a me. Buona serata. Salutaci con una frase famosa. Ipse dixit! Vai in